orrore, dolore, indignazione. Seis niños y tres mamás. I familiari delle vittime chiedono giustizia per la morte lunedì di 6 bambini e 3 mamme, tutti mormoni con doppia cittadinanza statunitense e messicana al confine tra gli stati di Chihuahua e Sonora. Le autorità messicane hanno risposto annunciando l'arresto di una persona sospettata di essere coinvolta nel massacro. Secondo quanto riporta la CNN, il fermato, di cui non si conosce l'identità, aveva 2 ostaggi legati e imbavagliati nelle colline di Agua Prieste, nello stato settentrionale di Sonora. Con sé aveva anche diversi fucili e una grande quantità di munizioni. Il piccolo gruppo di mormoni viaggiava su 3 auto diverse che sono state poi trovate in luoghi differenti. Per i familiari delle vittime è vero che ci sono molti cartelli e rivali della droga che si combattono in quest'area, ma un bambino sopravvissuto ha raccontato che una delle madri è uscita dall'auto e ha alzato le mani. Le hanno sparato comunque, pur sapendo che si trattava di donne e bambini. Vicino alle auto, una delle quali è stata data alle fiamme, sono stati trovati oltre 200 bossoli. Così come abbiamo sempre richiesto azioni decise e certe degli Stati Uniti quando si tratta di messicani sul loro territorio, ha spiegato il ministro degli esteri Marcelo Ebrard, ora dobbiamo fare ciò che chiediamo agli altri. L'obiettivo è che questa indignazione si traduca in compimento della legge, perché abbiano giustizia.